Allora, eccoci qua. Oggi molto a lume di candela perché siamo Va al bene. terrazzo che tante soddisfazioni ci ha dato. Sì, Oggi ci siamo di mai. non c'è il vento, ci siamo nascosti sotto. Dietro c'è il riflesso del vetro, ma non c'è vento. Siamo a lume di candela perché qui non ci siamo solo noi, ma c'è un sacco di gente. Però, Come vedete, il vento è passato, però io con un pochino di freddo mi sento ancora. sì, Ho due cappelli, un cappello, ma sono un Roberta è uscita cappello. fuori direttamente dalla Grande Depressione. Ed eccoci qui, quindi ultimo giorno, abbiamo finito, domani anzi, non è che abbiamo proprio finito, in realtà domani ci risvegliamo presto, Sentite qua. riprendiamo la Subway, che poi Subway diremo alla fine, la stura finale per la Subway. Roberta è nata per la Subway, nata per la Ma metro, fallito un colpo. incredibile, Niente. c'è gente che ci si è persa, ancora gira, Già tutti sta quelli ancora che là, vedi che vedo. stanno lì per terra, buttati là, dicono, non ti chiedono più neanche aiuto, ormai aiutami, ormai si sono lasciati andare con le Come le formiche barbe, senza dice, ma antenne, perché ti sei sono. ridotto così? Perché mi sono perso, quindi Roberta invece è una grande. E, Grazie. quindi domani mattina ci svegliamo prestissimissimo prima di Ci andare proviamo. all'aeroporto e Facciamo l'ultima facciamo colazione. l'ultimo test perché la tessera della metro c'è finita, però Roberta ci sarà l'ultimo test dove psicoattitudinale dove lei dovrà rifare, ripagare dai macchinari, non ce la farà e quindi di nuovo l'omino l'aiuterà un'altra volta e quindi niente, Sì, quella è proprio la infatti, bestia nera, vedremo. Però sarà andremo in un l'epilogo. posto, adesso lo sceglieremo, andremo a fare una mega colazione, voglio fare pancake, che quelli dicono Aldo, questo è il pancake quello a 10 piani e così stiamo male per tutto il ritorno dell'aereo. Ok, Esatto, quindi facciamo tanto. preoccupare tutti i passeggeri. Sì, esatto, ma tanto sull'aereo possiamo fare quello che ci pare perché stiamo tornando a casa, possiamo anche stare molto male perché non dobbiamo più Esatto. pagare l'assicurazione sanitaria. Sì, c'è sempre un po' Che una sempre ci smaltita spaventa un che qui po'. te lasciano veramente indietro. Allora, Vabbè, dobbiamo allora. riavvolgere un attimo il nastro perché ci siamo dimenticati, siccome siamo Sì. stanchi e molto provati, come si può notare dalle nostre facce, di dire che l'altro giorno, ieri. Guarda, io mi sono segnato il fallimento dello Yankee Stadium, ok? Ci ha Esatto. portato a fare altre cose. Ci siamo Esatto. dimenticati di dirlo, ma in verità era una cosa centrale questa qui. Sì, perché siamo anche andati alla Grand Central Station, quindi alla stazione centrale dei treni, che è carina da vedere perché ha una sala enorme, la sala centrale, fatta tutta un po' in stile, e non so quale, però in uno stile particolare. E è bello da passarci, da darci uno sguardo, non è una cosa, non è un monumento che va girato. E poi siamo andati alla Libreria Pubblica di New York, che sta vicino, attaccata a un parco, che non pronuncerò perché non so come si pronuncia, e che era suggerita la visita per una sala in particolare che ora vi dirò e che ci è rimasta molto impressa, tanto che Fabio ha detto mi viene voglia di studiare Sì, guardandola per riprendo i tutto il libri e giorno. ricomincio a studiare, che poi è una frase detta perché mai nella vita, però l'avrei voluto fare perché la biblioteca è bellissima. Io La penso, Rose Reading Room. ok, Rose Reading Room, e dall'altro c'era l'omino di una certa età che se l'è cantata, ha detto una volta che vedrete quella, io appunto io ho detto riprenderò i libri in mano. E no, non è bastato per farmi riprendere i libri in mano, però la sala era calda, bella, americana. Storica stupenda, stupenda, piena di libri. Vabbè, poi chiaramente questa è un'impostazione, io adoro questo tipo di strutture, questo tipo di attività e l'ho trovata superlativa. Poi fate voi. Poi c'è un'altra cosa incredibile, secondo me, che le emeroteche, le biblioteche, tutti questi posti di cultura, giusto? Giusto. Di solito c'hanno il shop, sempre parlando di souvenir, che questo è ormai è una roba legata proprio al souvenir, dove, diciamo, secondo me, dal mio punto di vista, è proprio la roba più carica, cioè sono i posti quelli più carichi di roba da trovare, oggetti interessanti da trovare, e c'erano tanti oggetti interessanti da trovare. Io ovviamente non me li sono fatti sfuggire, calamite, calamitine, sempre souvenir, quindi ricordatevi sempre, insomma, il libro che vi ho detto è importante, ritornate indietro e date una letta, fossi in voi, ma non farete mai. E c'era un sacco di roba, e comunque sono sempre, secondo me, quei gadget, quei souvenir molto intelligenti, roba intelligente per cui te li
batterie a chitti, te li prendi e tu sei felice quando torni a casa perché te li vedi e sei contento. Io mi sono accaparrato questa calamita che vi farò vedere, ma non ve la darò mai. Quando venite a casa mia, so che la prima cosa che vedrete, diciamo, ma dove ho messo quella calamitina, che è questa qui. Io vado veloce così perché non la voglio far vedere. E in verità una frase stupenda di Fred Lebowitz, che tra l'altro questo è un artista culto, soprattutto della città di Nuova York, e quindi tantissimi che magari sentono questo nome sanno chi è, ma tantissimi altri no, ma non è fondamentale né uno né l'altro modo, però è un personaggio pregno qui nella città di Nuova York, e qui dice proprio pensa prima di parlare e soprattutto leggi prima di pensare. E una frase stupenda, chiaramente in inglese, però noi ce lo siamo accaparrati questo tintinnino, e quindi io sono rimasto molto molto contento. Poi che abbiamo fatto? Usciti, comunque biblioteca consigliata, al di là di tutto, struttura, tutto quanto, il rigore che c'è, il silenzio, che è sempre una gran cosa, è l'unico silenzio che potete in qualche modo sperare di trovare, perché i silenzi in America non esistono, quindi quello forse è l'unico, forse la biblioteca è uno dei pochi silenzi che si trovano. E allora, dunque, stamattina siamo andati per l'ultima visita del nostro... No, aspetta, che abbiamo fatto poi? Non abbiamo fatto pure il quartiere... Abbiamo fatto il East Village. No, per essere sempre fottuti, esatto. Completissimi. Sì, mi ero ascoltata, ieri ci eravamo fermati al Met. Okay. E siamo andati a vedere l'East Village perché la Lonely Planet suggeriva un percorso da fare a piedi, diciamo, per scoprire un po' l'East Village. La prima tappa era un isolato interamente dedicato a Joey Ramone dei Ramones. Sì, ma questo qua che ha scritto la guida, comunque secondo me è pazzo, è rimasto indietro, perché o gliel'hanno detto per telefono, oh ma sai che c'è un quartiere bello, ma Franca, ma l'hai visto quel quartiere? Sì è bello, però boh, io buttaci tre cazzate, perché in realtà è stato tutto disatteso quello che abbiamo visto. Siamo arrivati al posto designato e di Joey Ramone non c'era neanche l'ombra, cioè proprio non c'era niente di niente, c'era soltanto una targa, come se fosse il nome della strada, se il nome della strada diciamo vero, c'era scritto Joey Ramone Place. Cercando su internet ci doveva essere un enorme graffito. Che c'era, però non era di Joey Ramone. E quindi noi ci siamo però incaponiti, ci siamo venuti alla pigna e ci siamo girati tutto l'isolato in cerca di tracce anche vaghe che potessero riportare ai Ramones, e non c'era un fico secco. E allora, grazie all'amico Google, Fabio si è messo a cercare e abbiamo scoperto che laddove c'era una volta il murales di Joey Ramone, c'era uno dei Bad Brains. Bad Brains, sì, è un gruppo. Che chi si è mai coperti, vabbè, però adesso lo dici te, però vabbè. Come ci siamo arrivati? Non è che ci siamo arrivati perché abbiamo visto la finestra scrostata e sopra c'era un negozio, sì, adesso è cambiato tutto, abbiamo ricostruito, abbiamo capito che era lì, che però sto quartiere a me era un po', come dire, era un po' asincrono sto quartiere, diciamo. Allora, secondo me è figo, è da vedere perché è bello, è vivo, e poi lo diremo alla fine. Qui ogni quartiere è una città a sé, è uno stile a sé, quindi io a New York veramente ci sono stati secoli e uno impara sempre qualcosa, però non credo che io ci ritornerò per secoli, però abbiamo sfruttato il possibile per vedere, e era tutto asincrono, cioè siamo arrivati, c'era in questa via c'è stava una palestra di pugilato, c'aveva un impatto che io penso manco i film, non lo so, quando vedevi allenare Mike Tyson, che vedevi proprio le riprese dei seguaci, quelle palestre proprio fruste, belle, piene, tutte fotografie, figurine attaccate, sacchi, sudore, ed era figo. Però poi dopo un po' c'era un tizio, un pollo, i polli sono quelli con i spalloni e c'ha le gambe fine, che si è messo a fare la corda, ma per strada, quindi io inizialmente ho detto ma che sta a fare questo? Ma questo sta a fare la corda, poi faceva pure benino e faceva pure double under fatti bene, che insomma era pure grosso, io dico questo mo se rompe in 10 pezzi con queste gambette fine, e poi dopodiché ci siamo accorti di questa palestra che era stupenda, però era proprio lui che suonava fuori per strada, quindi boh, io mi sono detto strano. Poi abbiamo camminato e c'era questo mega murales dei Bad Brains, dove quel posto è De Ramone e praticamente Joey Ramone è diventato dei Bad Brains, quindi pure quello ci ha suonato male. Poi abbiamo continuato, abbiamo un po' gironzolato per il quartiere e siamo arrivati a un punto, abbiamo incrociato un negozio di panchettoni, una
una cosa del debosciato. Però figo era. Ma era figo, però era troppo esagerato. Sì. Dentro c'erano delle foto di cose porno. Sì, c'era di tutto, tutto. Falli di gomme. Sono girato 7 falli così che ti passano fra i vestiti. Una cosa, sì. Sono delle cose da panchettoni, sì, ma sì, che proprio devi essere proprio, insomma, da cose, sì, esagerate. Ma poi visto com'era, entravi, c'erano tutti i vestiti che stavi tutti attaccati, oltre, sì, che queste cose acuminate di, sì, gomma strane, che poi magari lì era pure uno nascosto nudo che si è passato e ti ha dato, non so, c'era qualcosa di strano dentro quel negozio del marcio in Danimarca. Sì. E poi ci siamo fermati, vabbè, a fare una merendina, a mangiare dei falafel, perché una delle cose è anche stata una vacanza culinaria, in cui abbiamo provato cose un po' di tutti i tipi, perché era cucina newyorkese, cioè non la cucina newyorkese, insomma, è bello stare a New York e poi mangiare quello che ti pare di qualsiasi tipo di provenienza. Quindi siccome c'era un negozio di falafel che era consigliato, ci siamo fermati. Dopodiché... Poi l'ultima cosa, sempre asincrona, poi ho finito, perché è quello che mi ricordo, facendo sempre questo giro di musici, c'era pure la foto di un album storico dei Led Zeppelin, mi sembra Physical Graffiti, che, sì, c'è proprio il palazzo. Sì, che era in restaurazione. Pure lì io sono arrivato, ho detto, vedi, è quello, perché insomma chi ha visto la copertina in mezzo a un nugolo dei palazzi che non c'entrano niente, quello risalta. Figo però a metà, perché pure quello era restaurazione, ma non è restaurazione quella attiva che vedi gli operai che fanno op 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 e si mettono no, a lavorare. C'era una sorta di restaurazione di quella in eterno, quindi boh, c'erano pure dei ponteggi che, esatto, ci hanno perseguitato anche oggi. Quindi questo è successo, cioè un quartiere molto bello, però in asincrono con la realtà, con quello che ci hanno raccontato le guide, eccetera, eccetera. E poi quindi abbiamo recuperato ieri e passiamo ad oggi. Passiamo ad oggi, che abbiamo visto, diciamo, Dulcis in fondo, è Liberty Island ed Ellis Island, ossia l'isola a sud di Manhattan, dove è situata la Statua della Libertà. Ellis Island, famosa perché era il luogo in cui sbarcavano tutti gli immigrati e venivano, diciamo... setacciati, insomma, venivano visionati dagli ufficiali dell'immigrazione e veniva consentito poi l'accesso attraverso un processo, l'accesso a New York, insomma, l'accesso all'America in generale. E quindi è, diciamo, un punto, vedete che c'è sempre rumore? Sì, si suonano, fanno, un po', siamo altissimi. È un punto, diciamo, storicamente importante, perché ha visto l'immigrazione da tutta l'Europa, ai primi del Novecento. Insomma, molti degli americani che sono qui adesso discendono da gente che è arrivata lì. Quindi, se posso dire, io brevemente, in primo luogo, visita audioguida gratuita inclusa nel biglietto, assolutamente ce la siamo presa, alla siamo stati là, ci siamo messi in fila per il traghetto alle 8:30, siamo tornati alle 3 sulla terraferma, per dire. Però l'audioguida con la spiegazione di tutte le varie parti, a cominciare dalla Statua della Libertà, dal museo della Statua della Libertà, è veramente interessantissima, perché spiega un sacco di cose, dà un sacco di informazioni che altrimenti, è vero che tu stai davanti alla Statua della Libertà, che è una delle cose più iconiche che esista nell'universo, perché penso che la conoscono tutti, pure dall'estremo angolo remoto della Terra, e quindi è già figo vederla così a 3 centimetri, però sapere tutto quello che c'è stato dietro è assolutamente interessante. Poi devo dire che l'allestimento dei musei a me piace sempre, come lo fanno qua, perché è molto pratico, molto pragmatico, ti fanno toccare la roba, anche hanno fatto una riproduzione della Statua della Libertà del viso e te lo potevi toccare. Una cosa sorprendente è che è fatta di rame, la Statua della Libertà, con un'impalcatura dentro che la sorregge, perché il rame è molto malleabile, molto morbido, e all'inizio, i primi 20 anni, era color rame, cioè era marrone la statua, e poi si è ossidata e è diventata questo. Sì, si erano pure lamentati, avevano detto però andrebbe pitturata, ripitturata, e quello resta di matti, e invece la caratteristica marrone, questo verdino che c'è, poi l'ossidazione che poi aiuta. E lo strato di rame, dall'altro, la struttura esterna, che sta dentro una struttura interna, è spessa come due monete da un centesimo americano, quindi veramente uno spessore bassissimo, e più tantissime altre notizie interessanti sulla Statua della Libertà, per non parlare di Ellis Island. Allora, io quello che posso dire è, da super profano, e come ultimo giorno io mi ero detto, vabbè, dai, la Statua della Libertà, insomma, è un classicone, a parte distrutti da immagini della Statua della Libertà in tutti i pizzi, in tutti i modi, gadget di tutti i tipi, souvenir da tutte le parti, grosse, piccole, lunghe, scherzose, la Statua della Libertà con la pizza, con qualsiasi cosa, quindi troppo. Ma poi, vabbè, come abbiamo detto,
film, riproduzioni, qualsiasi cosa, io penso pure su Marte, quindi non dobbiamo dire niente. Quindi simbolo della libertà, che poi tutto quello che uno vede lì e ascolta è in verità libertà, un par de palle, perché in realtà quello era il simbolo, ma poi in America ci sono state, se solo si pensa che c'era la schiavitù, insomma, anche quello sono stati combattimenti anche dopo la storia della libertà per cercare proprio la libertà quella vera. E quindi, a parte questo, ma ecco, questo è un classico, una classica dimostrazione, a parte sì che uno, se non c'ha presente un po' come funziona, sì, sa che è staccata da tutto quanto la storia della libertà, però si dice vabbè, me lo vedo con un cranocchiale oppure mi metto lì, la vedo da vicino, no? È microscopica, l'avevo detto, era di per Mimo, insomma, di Via del Corso, e quindi bisogna andarci con l'imbarcazione. È una cosa che te leva a mezza giornata, perché tu ci puoi andare pure dopo pranzo, però il problema qual è? La tanta gente, tantissima, organizzati da paura, perché lì super organizzati. E quindi in questo caso era l'apoteosi del turista. Quindi ho detto, oh, oggi ci mettiamo così e facciamo quello che fanno tutti perfettamente e non possiamo sfuggire da sta cosa. In realtà poi si è rivelata una cosa figa, perché siamo arrivati lì, quindi la caciara, e bisogna prima fare la Statua della Libertà, poi si riprende il traghetto e si va su Ellis Island e poi si ritorna indietro, o mi sembra New York oppure dall'altra O New parte, Jersey, perché o New c'è anche Jersey, l'idea che della c'è New un'altra Jersey, parte che possibile. ti porta a New Jersey. Vabbè, comunque tolto questo, quando siamo arrivati, noi siamo scesi, chiaramente il flash è la Statua della Libertà che te la vedi, è inutile dire, perché comunque avercela davanti, ci siamo fatti subito un giro preliminare e stavamo a ridere, perché poi a un certo punto lì dove c'è la tavola della libertà, insomma, scritta le libertà, abbiamo visto e abbiamo detto, ma ha magnato la Statua della Libertà, perché stava carica, voi dite, non è vero, voi vedetela dalla parte, vedo una dritta, vedetela dalla parte dove sta il libro, de Profilo. profilo, ha magnato, regà, c'è poco da fare. Quindi I panneti. ci siamo fatti questo giro, abbiamo detto, però, e Roberta giustamente insisteva, sì, ma prendiamo l'audioguide. Quindi uno di solito, questa è una riflessione che tantissime persone non l'hanno presa l'autoguida, ma tante tante tante, lei giustamente diceva, ma sai che c'è, che è giusto che ognuno se la fruisce come vuole. Infatti noi il primo giro che abbiamo fatto, in senso mi sembra antiorario, che poi era proprio orario, l'abbiamo fatto noi antiorario, abbiamo cominciato e siamo partiti antiorario, abbiamo sbagliato tutto, ce la siamo vista, da profani, così da persone che poi ti metti lì sulla panchina, ti prendi il sole, ti vedi tutta Manhattan e sei felice, no? Con te stesso, e in qualche modo mediti, stai lì, dici, oh, cioè sto pure io sono venuto qui come gli immigrati, pure io sono arrivato qui, guardato sto, e va bene. Poi Roberta ha insistito, ha detto, oh, andiamo a prendere sé. Siamo andati quelli proprio tranquilli, non chiedono niente, perché poi tu quando hai finito le prendi e rilasci là, quindi è una situazione per cui ecco l'americano dice, vabbè, ma che ci fanno questi intanto, e le rilasciano là. Abbiamo preso la guida, un consiglio che dico subito nel museo, e lì ci siamo illuminati uno perché ci hanno spiegato tutto, poi in italiano fico, uno mette il numero tranquillo e spiega tutto tutto tutto, e sono uscite cose portentose, cioè io a parte non sapevo una mazza, e per me la Statua della Libertà era tipo piombo fuso messo lì indistruttibile, invece come ha detto Roberta è vuota. E quindi c'è una lamiera fina fina, tipo di 2 centesimi, lo dicevano, Spessore lo di due spessore di sente messi due insieme. sente messi insieme, e poi la struttura che poi è di Eiffel, quindi Struttura interna. Mister Eiffel è andato lì, ha fatto una torre di Eiffel all'interno, geniale, spiegano perfettamente come funziona la sua libertà, e poi sono usciti tutti questi nomi, dove Pulitzer, quindi il famoso premio Pulitzer con i suoi giornali, è lui che alla fine con i lettori l'ha stimolato dicendo, oh, servono tanti soldi perché dobbiamo fare quest'impresa, dobbiamo Dovevo finire. costruire il piedistallo perché la statua se l'è accollata la Francia e lo scosso del piedistallo se l'è accollato l'America E e non quindi. riuscivano però a mettere insieme Esatto, poi questi soldi. c'era un Solabule, che era quello l'inventore, tipo il visionario, era proprio quello là che ha detto ok, qui faremo una Statua della Libertà. E poi c'era Bertoldi, che era il costruttore, che poi giustamente anche nel suo egoismo diceva, oh, nel mio egoismo te la piazzo qui davanti l'entrata proprio delle navi che venivano da tutto il mondo, e spiega tutta questa storia incredibile, perché poi di fondo c'ha tanti sfondi, spiega tante curiosità, tante cose. Io l'ho trovate belle, belle perché io non sapevo niente, quindi l'ho trovato veramente originale come giro. E il bello che poi quando uno esce dal museo è edotto dalla situazione, e quindi rifà il giro questa volta al contrario, e anche lì ti spiega tutto quanto. Diciamo che la parte più bella è quella dell'interno del museo, perché racconta un sacco di cose totali, nel senso che uno
si fa una cultura incredibile, quindi esce felice. E poi ti fai il giro, poi finito quello, e poi io non mi ricordo, ma ci stanno veramente un sacco di finezze, sì, tanti sì. particolari, ci stanno tante cose talmente fighe, talmente comunque interessanti, che non mi vengono in mente, ma se mi vengono poi le aggiungo. Poi, comunque poi abbiamo ripreso l'imbarcazione e siamo andati a Ellis Island, e lì anche in questo caso era all'interno e quindi tutti erano comunque portati a prendere gli audio, perché se no lì dentro non capivi niente. Eppure quella è un'esperienza, perché tu sei dentro sto magatrio, poi hanno detto l'hanno un po' abbandonato, poi l'hanno rimesso tutto a posto e l'hanno restaurato, ed è da vedere, perché ti rendi conto lì che ecco anche quello lì, la parte interna ti fa vedere tutti i documenti importanti della gente che migrava, quindi ti racconta proprio che lì c'era proprio l'odore di afrore, e come sempre pure nei viaggi che parlano gli emigranti che escono, vanno via dai loro posti nativi e vanno alla ricerca dell'avventura, ti dicono che c'era sempre quello che sta più a nord dell'altro, quindi c'era quello che stava in prima classe, poi c'era quelli proprio che motore, c'erano quelli attaccati all'elica che facevano così, e quindi dice che era una cosa, le persone preferivano morire di freddo ma sta fuori perché dentro c'era proprio il caro bestiame, e quindi tutte queste storie, poi quelli che ce l'hanno fatta, quelli che non ce l'hanno fatta, e poi fino alle generazioni da adesso, perché di fondo questi sono tutti avi che sono venuti in quel periodo, ed è una cosa, io l'ho trovata molto 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 emozionante, bella, sì. Non pensavo mi emozionasse così, cioè... soprattutto perché il processo era molto lungo, di spiegava il processo di introduzione all'interno dell'America era molto lunga, nel senso si sbarcava Ellis Island, si passava attraverso un sacco di fasi in cui poi si veniva autorizzati a entrare in America, non era così semplice, non è che ti sbarcavano e ti mollavano con le andare là, ed è toccante il fatto anche di immaginare la tensione di quelli che alcuni si ricongiungevano con i familiari, alcuni andavano là a tentare la fortuna, l'idea che ti potessero rimandare nel tuo paese, cioè da dove eri venuto dopo 15 giorni di viaggio in nave con le speranze che ci avevi, e alcuni addirittura venivano mentre proprio erano in fila e passavano gli ispettori, il primo diciamo cernita che facevano, vedevano se tu avevi segni di malattia mentale, perché non volevano che entrasse la gente, sì, proprio, malattia mentale. Anche con gli occhi lì che c'era il tracoma, no? Ma controllavano gli occhi per vedere se c'era il tracoma. Che tra l'altro io vi dico che tutto il tempo io pensavo al Nuovo Mondo di Crialese, vedetevi quel film, a parte bello da morire, ma vedetevelo perché c'è Ellis Island, io stavo con la mente lì tutto il tempo, perché poi sottolinea molto questa cosa insomma, vabbè, ci sono dei pezzi secondo me clamorosi quando arrivano a Ellis Island, quindi, sì, quindi vedetevelo. Loro con il gesto, se vedevano che tu magari eri spaesato e facevi, insomma, ti giravi in maniera spaesata, ti prendevano per uno che aveva problemi mentali e ti mettevano un segno sul cappotto per cui venivi deviato e andavi a fare altri controlli, esatto, per assicurarsi che tu non fossi effettivamente un malato mentale, quindi ti facevano fare degli esercizi perché un dottore aveva elaborato questo metodo, perché anche senza con la barriera della lingua, per testare se una persona era intelligente, comunque se aveva tutte le facoltà mentali tramite dei giochi diciamo materiali, quindi senza fare domande, perché poi c'era il problema, in alcuni casi c'erano gli interpreti per determinate domande eccetera, ma tutto il resto era un crogiolo di lingue, di gente che veniva da tutte le parti. Una cosa anche interessante è che molti andavano appunto a arrivavano a New York, ma non dovevano rimanere a New York, l'80% se dovevano andare da qualche altra parte, perché o aveva lavori da qualche altra parte o per si vivere con i parenti, e giustamente non sapevano un piffero di inglese, allora che facevano? Li impacchettavano, gli prendevano i biglietti del treno di dove dovevano andare e glieli attaccavano con gli spilli sul cappotto, così che il capotreno o qualunque cosa li stradavano verso la stazione, e il capotreno, vedendo dove dovevano andare con l'indirizzo eccetera, li indirizzava verso il treno corretto e gli diceva dove dovevano scendere, perché effettivamente parliamo di persone dei primi del Novecento che non è che parlano l'inglese come adesso possiamo pensare noi, cioè erano proprio gente che non aveva nessun tipo di formazione, molto spesso neanche di educazione, e quindi è interessante anche perché uno dice io sono italiano, io sono americano, ma se ci pensi 20 milioni di gente, non so quanti, 15 milioni venuti qua, alla fine si sono fusi con quelle che erano le persone che già c'erano, immagino che ormai le origini, cioè parlare di americano non ha molto senso. Ma poi è bello perché c'erano pure queste sorte di associazioni, ma anche tutti i viaggi, cioè delle sorte, no, di agenzie, ma quasi, che, veramente interessante, pieno di roba, pieno di documentazione. Quindi, ripeto, viaggio, vai lì, ah bello, tre foto, ciao. Infatti c'era una sorta di agenzia che c'erano 150 italiani che mostravano
mostravano, siciliani che mostravano, hanno fatto la foto con la classica loro, era impossibile che loro potessero fare una cosa del genere che abbiamo fatto noi, se la so fluida che l'hanno vista e se ne sono andati, ma c'è sta, secondo me no, secondo me c'è sta, però c'è sta. Sì, e il consiglio comunque, ripeto, primo giro che abbiamo fatto è stato Lady Liberty in 2D. E abbiamo fatto l'audio tutto quanto, Lady Liberty in 3D, cioè ci è cambiato completamente la prospettiva del... Anzi, e concludiamo con Lady Liberty parlando proprio, mi ricordo di Bertoldi, che... spero che volevo dire, era divertente, ah sì, che uno poi le cose se le trova già fatte, no? E di conseguenza, vabbè, la storia di libertà è bella che è fatta, e va bene. La cosa divertente invece è che ci sono stati 6.000... sì, ma guarda, vieni un po'... un po' più vicino a me, ok, ci stai? Sì. Okay. E, sì, perché per evitare il vento siamo tipo rannicchiati da una parte, non possiamo farti, infatti c'è pure il riflesso del vetro. Comunque dicevo che la cosa divertentissima è che lui chiaramente non è che prendi e fa la Statua della Libertà, ha fatto tutti i prototipi, quindi quando tu stai là dentro il museo ti fanno vedere i prototipi, forse credo pure originali, che ti fa vedere proprio lui come se l'era inventato, e ce ne sta una che pare, a parte una, pare tipo un faraone, una sorta di faraone che sta lì e fa ride, una cosa proprio che non c'entra niente, e poi ce ne stanno altre, ma veramente sembra tipo il mago Telma che sta così con una fusciacca e tu dici mamma mia, e loro pensavano di volerla fare così perché volevano una donna, volevano, c'erano tante idee, e quindi è divertente perché tu vedi proprio il divenire, non è che prendi, vai lì, te fai due foto, che la Statua della Libertà l'ha dato per scontato. Quindi... era stata pensata originariamente per stare sulla l'imbocco del canale Suez. Okay. E quindi era stata pensata in un altro contesto, e poi infatti sembrava poi simile egiziana, esatto. Cioè c'era una foto che sembrava un po' egiziana, e poi anche tutta la storia del piedistallo, perché pure il piedistallo c'è tutta una storia dietro, poi c'è una stella sotto di struttura fatta stellata, un sacco di roba, quindi questo è veramente bello. Detto questo, e poi che abbiamo fatto? Evasi da Ellis Island, quindi passati i controlli dell'immigrazione siamo ritornati, sì, a New York, e siamo andati a fare un giro, in primo luogo c'avevamo una fame di cane perché non avevamo fatto colazione, quindi ce ne siamo andati in un posto che volevo provare, famoso per i ravioli cinesi, si chiama Vanessa. Buonissimo. Dumpling, ed è famosa penso esattamente per questo, tant'è che li vende anche surgelati, e siamo andati a mangiarsi questi ravioli da paura. Alla griglia, veramente, veramente da paura, abituati un po' al sapore standardizzato in Italia, questi bisogna dire che credo li facessero proprio sì, loro. Sì, loro ma c'hanno le magliette, tutto merchandising loro, tutto fatto da ravioli, è chiaro, se esatto. Li fai surgelati da fatte chiude domani, ma no. Poi siamo andati a vedere due cose che erano due fisse mie. Uno era la hall del Chrysler Building, perché era tutto in art, sì, sapevo, ho letto che era tutto in art deco, ho tentennato un po' prima di entrare nella hall, perché comunque è un palazzo abitato, comunque frequentato. Roberta da una settimana mi sta, esatto. lo vedi il Chrysler, fatta, basta, andiamo a vedere il Chrysler. Esatto, e avevo paura un po' entrare perché ci stava della sicurezza che era tipo alto 7 metri e 5 centimetri, sì. Sembra il colosso di Rodi, e c'avevo paura che insomma mi dicesse di andarmene. Invece io che ho fatto? L'ho caricato a pallettone, io ho fatto, mo il colosso di Rodi ti sta a mettere tensione, tu però domani torni a Roma e qui a New York non ci vieni più. Che fai? Lei è presa, gli è salito il mostro, è entrato, sono entrato pure io, quello regà, due cazzo di metri, no, tu dicevo, oh c'è uno che fa la sicurezza, è tipo 1,91, 98, 98 e 5, questo era due sacchi, nero come il buio, due sacchi, altissimo, enorme, e ci guardava. In realtà mega gentile, perché aveva capito che stavamo vedendo la hall, poi carinissimo perché l'abbiamo salutato, aveva gentilità, io non ho mai visto uno così, ma alto da mette paura. Con i tacchi 2,5 metri. Sì, sicuro. Sì. E poi siamo andati a vedere il Flatiron Building, che è un edificio con una forma particolare triangolare, quindi molto, solo che era anche esso coperto di impalcature. Vabbè, quello abbiamo proprio la tigna, ci siamo arrivati. Una guardata veloce, sì. E poi ce ne siamo andati a Chinatown, a vedere Chinatown, a fare anche lì un percorso a piedi. E Chinatown è luminosa, incasinata, una puzza che leva te. Però... ha una sua peculiarità, una sua particolarità. Sì, io l'ho trovata affascinante. Carina, affascinante, non l'ho trovata cinesona
come per esempio era San Francisco, lì dove hanno girato proprio Grosso Guaio a Cinatown, che era proprio il quartiere cinese, quello proprio che ti mette paura, ed escono proprio capito, i combattenti quelli cinesi piccoletti. No, in realtà è no, fighetta, è moderna, cioè americana, newyorkese, ecco, carina, e un sacco di posti carini, allegri, accattivanti. Io non l'ho trovata proprio niente male, anzi è stato proprio particolare come Chinatown di solito, di quelle in giro per il mondo, Cosa quindi invece promossa. allucinante è Little Italy, Ah, in cui la vabbè, guida appunto ha grande. spiegato anche che purtroppo è rimasta una sola, quasi una, cioè Little Italy si è rimpicciolita Sì, come quartiere, dopo i prima era molto più Soprano è finito esatto. tutto. E poi è rimasta solo una strada che è diventata un po' una cosa un po' pacchiana, in cui no, è vero, ci siamo passati anche lì perché intanto ci sono delle luminarie attaccate da una parte all'altra della strada con i versi nel blu dipinto di blu. E poi il resto sono tutti ristoranti con molto pacchiani che attirano le Sì. persone, cercano di tirare dentro le persone, ma Uè, paesà, vuoi sì, mangiare lo spaghetto? ecco, tipo cose così un Io po' squallide. Quindi vabbè, diciamo che le abbiamo visitato per amore di cronaca, ma insomma A nulla. me faceva ridere, stavano proprio queste cose, vendevano tipo i santi, quelli impossibili, tipo i Sì, il San negozio con i Gennari, San quelli proprio Gennari. terribili, però quelli terribili, capito? Io la mo favo, aggiornate, perché lì quei San Gennari non Aggiorno. ci stanno dall'anni 40, capito? Quelli mettono paura proprio all'uomo medio italiano aggiornato dell'Italia. Quindi vabbè, comunque una cosa chiaramente proprio super, super turistico. Però qualcuno era divertente, perché qualche capoccia che stava dietro sentiva pa, cioè non in italiano, però si sentiva che erano italiani. Però sì, Sì, mi ha per fatto un effetto carità, un po' e ti particolare. Giusto do una, proprio ha detto che volete mangiare buffo così, proprio, era proprio di super italiana. Per adesso, insomma, un po', vabbè, un po' insomma, così niente, di facciata, niente proprio nostalgia degli canaglia, proprio, autentico, sì, esatto, un po' esatto. nostalgia Sì, un canaglia. po' sì. E detto questo, io direi che noi abbiamo terminato il nostro Sì. viaggio, quindi io ti chiederei una recensione sui viaggi dopo Gino. Allora, i viaggi dopo Gino, io posso dire questo e facciamo sempre la stura finale, là io posso dire questo qui. Allora, per quanto riguarda Nuova York, dopo Gino mi ha fatto fare 7 giorni come se fossero 70 giorni, quindi 70 giorni in 7 giorni, che è una roba che io vi dico che, non lo so, io non cammino più, sono arrivato alle rotule a camminare, e poi il bello che domani prima di andare ritorniamo lì per fare la mega colazione, quindi di nuovo con Roberta, op, 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 quindi svegliamo alle 6, non c'è più. Sono contento però perché mi ha creato un giro pazzesco, anzi, di tutte le persone, come abbiamo detto in tutti i video, che sono venute a New York 100 volte, meno che io e te, e ce l'hanno dette ognuno con le sue teorie, eccetera, eccetera, alcune pure valide, altre proprio super strampalate, secondo me. E devo dire che il giro è stato spettacolare, perché secondo me abbiamo toccato tutto quello che c'era da toccare. Quindi poi farò la menzione finale solo per la Subway, che secondo me tu devi vivere qua, perché è nata per te, Roberta, nata per la Subway, però quello lo diremo alla fine. Allora, io che posso dire? New York, sì, va vista, c'è poco da fare. Non c'è niente che uno possa dire, però, non c'è niente di però parlo per me. Sono contento, sono felicissimo di esserci stato. Io l'unica cosa che dico è che, innanzitutto, ho capito che i tempi quelli degli anni 60, 70, vieni qui con uno zaino e fai come te pare e vai a dormire sotto le metro, non lo puoi fare, perché non si fa qua, perché non, cioè, si può fare, ma stai con i topi e stai proprio con i squatter, quelli seri, con Ripley Bugle, lì come si chiama, quel libro fantastico, stai proprio con le persone, quelle skillate, che stanno veramente con pane e topo, quindi non si può fare. Quindi inevitabilmente, secondo me, New York è la classica tappa per cui ti metti proprio i sordaroni da parte, e una volta che c'hai i sordaroni da parte, va, se tu cominci a dire però poi vado lì dal salsicciaro e mi vado a mangiare la salsiccia e come vado a mangiare lo spretzel, quello dei 7 dollari, sì, lo puoi fare 3 giorni, poi mori. Quindi inevitabilmente si può fare, però non, oppure anche le agenzie che magari propongono tre attrazioni e ritornano, perché poi il tempo è poco e perché chiaramente costa tutto tantissimo. Quindi secondo me è molto meglio mettersi i soldi da parte e fare il viaggio quando uno proprio dice: oh, ma voglio fare il viaggio della vita, perché per tanti New York è la tappa finale, e per me manco è quella iniziale, prima dell'iniziale, però per tanti è la tappa finale.
mettetevi da parte i soldi perché è molto costosa. Per quanto riguarda la città, io ho capito solo una cosa, e c'è un casino della Madonna, non si sta mai zitta sta città, c'è un rumore incredibile e devo dire che ogni quartiere è un mondo a sé, cioè ogni Harlem è un mondo a sé, Bronx è un mondo a sé, e servirebbero forse 10 vite. Forse lì la Lebowitz là, cioè potrebbe dire New York, perché è una che sa tutto di New York, ma servono 10 vite per capire questa città, quindi è impossibile, quindi uno nel suo piccolo deve cercare di capire il più possibile. È una città piena di puzze, e l'ho trovata sudicia, ma non sudicia perché sono sporchi, sì, un po' sì, però non ci sono cartacce, è tutto pulito, è tutto, però è proprio... La metro ci vive la gente dentro, proprio è sempre piena, H24 succede tutto, poi è un po' chiusa, buia, e lì c'è di tutto, si stendono, fanno la persona super elegante con quello attaccato vicino, una cosa, quindi è quello il discorso, cioè quella sorta di uno si sente mai pulito, cioè vai a casa, ti accendi il fuoco e ti dai fuoco tutto quanto in generale. E per quanto riguarda adesso invece la cultura e quanto riguarda tutto quello che riguarda proprio, 10 lode, perché qui c'è di tutto, c'è un fermento dove te giri, c'è roba da fare, e non abbia toccato la musica. Gli americani sono tutti presi con la musica, hanno tutte queste cuffiette, tutti e tutti che sognano e volano. Ho visto un individualismo pazzesco, tutti al posto loro, nessuno rompe le palle, pure perché vedevamo che se uno fa il matto sono 7 sacchi di prigione, 7 anni, quindi comunque non è che qui fai come te pare, diciamo che le persone già hanno capito come funziona da tempo, c'è un retaggio per cui come te muovi ti legnano e non te lo puoi permettere perché qui come te muovi sono soldi. E quindi devo dire che è bello, però per quanto mi riguarda è veramente troppo 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 caotico, come è una città che se anche io vivessi a Manhattan mi prenderebbe a male, perché è troppo per i miei sensi, e non me la immaginavo così. Dice il Paro Furio, mi ha fatto fatte una camminata a Broadway 160 km a piedi, cioè ogni palazzo, tu vedi un palazzo lontano, Roberta dice vai c'è sta il Chrysler, per andare lì ci metti 40 minuti per arrivare e lo vedi a vista che sembra che sono 10 metri, come te muovi è lontanissimo. E concludo con Roberta, nata per la metro, io vi giuro su Dio, una delle poche cose per cui la metro, quanto è costato l'abbonamento della metro? $34. Roberta ha speso $3.400, vi giuro, $3.400, 5.000 km avanti, indietro, destra, sinistra, al contrario, te la faccia prendere su e giù, ma non tentennamento tipo che stai lì, perché tanti, le metro non si vedono mai, quindi tu la sabbuoi e ne vedi, cioè tu prendi e devi intuire perché non si vedono per strada, sotto è un dedalo di roba, è un casino, tu dici vabbè un po' l'ho capito. Roberta è proprio nata, perché cioè sembra che ha guidato pure, quindi devo dire complimenti. Grazie. Complimenti, perché 3.500 km, quindi mi hai fatto veramente volare e sognare, e quindi vacanza super promossa. E Roberta, dopo Gino, io tutta la vita mi riabbonerò pure al prossimo, ce ne sono ancora di chicchette da girare, quindi grazie dopo Gino per quello che hai fatto per me. Tu che la stura finale e concludiamo. Sono contenta di essere venuta a New York, perché la volevo vedere, perché dopo Guarda, un po' posto d'onore proprio. Grazie. Perché dopo un po', ecco, si vede pure il cosa. Ah, vedi, è spuntato che cos'è? Quello è il stand. No, ci volevo venire, sono contenta di esserci venuta, perché è una città, c'ha il suo fascino, perché l'abbiamo vista 100.000 volte in TV, e quindi dopo certe volte c'hai proprio quei flash di uno, cazzo, guarda dove sto. È una città caotica che ti sfibra, perché comunque è stato stancante anche girarla, perché la metro è fantastica, va dappertutto, c'è di vita dappertutto. Però chiaramente le distanze sono siderali, e anche se tutto concentrato fondamentalmente a Manhattan è faticosa comunque da girare, ci sono tantissime cose da fare e ci sono tantissime camminate, tantissimi spostamenti, quindi noi uscivamo sempre alle 7 di mattina e tornavamo alle 8 di sera, quindi diciamo che è faticoso, però non ci vivrei, perché non è una città, penso che, insomma, se devo stare nel casino sto nel casino di Roma, forse, probabilmente, però sono contenta di averla vista, perché è affascinante, come si può vedere anche dallo sfondo, ci sono certe cose che cioè quando la vedi è fantastico. Poi in televisione è una cosa, ma dal vivo è pazzesco. Servono giorni e giorni per capire che sei a New York. Esatto, servono un po' di giorni, però poi c'è quella sensazione, dici guarda dove cacchio sto, ti sembra che sia un po' al centro del mondo. Sì. E ci ho detto, insomma, adesso si torna a casetta e niente. E si pensa al futuro. Al prossimo viaggio. Va bene, belle cose, mi raccomando.
Forza e Grinta, Born in USA e poi che vogliamo dire ancora? Dagli Non lo so. americani e in bocca Ci al vediamo lupo, su perché questi noi schermi ci diamo come prossimamente. falchi pellegrini domani e ritorniamo a Roma. Belle cose, mi raccomando, e abbiamo finito. Ciao.